Benvenuti amici nel canale dell'Indagatore. In questo video tratteremo delle tesi più importanti dei negazionisti della Shoah, ma quali sono gli argomenti con i quali loro negano la Shoah come fatto storico, lo sterminio di milioni di persone, gli ebrei di Untermenschen, che per loro la Shoah, l'Olocausto, non c'è mai stato. Andiamo a vedere. Ma prima di iniziare questo video voglio fare un invito, non solo quello a mettere like, commenti e iscrivervi al canale, ma mi voglio rivolgere e invitare i negazionisti che ogni tanto mi seguono e scrivono anche dei commenti come del tipo che i lager di sterminio non sono mai esistiti, che le camere a gas non sono mai esistite. Ti invito, scusami se ti do del tu, a metterti in contatto con me e a fare un video in sinergia. Cosa significa? Ti invito a rispondere a 5 domande che ti farò preventivamente, così poi tu ti prepari. Ci incontriamo nel video che potremmo fare anche in streaming e invitare altre persone. Ma le 5 domande di cui tu ti sei preparato, tu hai il diritto di dare le tue risposte. Poi io mi riserverò però anche il diritto di fare un altro video ulteriore che metterò in abbonamento, dove commenterò le tue risposte e mi conservo anche il diritto e dovere di controbatterle. Grazie, aspetto il tuo contatto. Se hai il coraggio, come sto facendo io, di metterci la faccia. Adesso possiamo andare. Partiamo subito adesso dal concetto fondamentale, delicato e perno di tutta la questione. I negazionisti dell'Olocausto, dello sterminio di massa, non vanno certo a negare uno per uno tutti i vari crimini che ci sono sempre durante le guerre e che le nostre strade sono lastricate di monumenti dei crimini di guerra. Loro vanno a negare, rifiutare categoricamente quello che è stato uno sterminio di massa come decisione, risultato politico organizzato dall'alto. Secondo i negazionisti della Shoah, non c'è stato mai nessun ordine governativo, politico, di decisione di genocidio statale. Questo loro vanno a negare. E voglio precisare che questo video lo conduco non solo dicendo e dando voce ai negazionisti assenti, ma commento e annoto. E allora mi viene anche da dire, ma allora che fine dovrebbe fare la conferenza di Wannsee del 20 gennaio del 1942, dove i maggiori leader del nazismo, del governo nazista, si riunirono a Wannsee in questa villa? Stiamo parlando di ministeri, Ministero degli Esteri, degli Interni, i vari comandanti delle SS, della Gestapo, Reinhard Heydrich e Adolf Eichmann, che fece la stesura del documento, della relazione protocollata, quindi documento firmato, che poi è stato ritrovato, non è andato a finire a Norimberga perché è stato ritrovato dopo, e un fatto anche storico, poi dopo conosciuto al pubblico negli anni 60 durante il processo appunto ad Adolf Eichmann in Israele. Ma questo documento, questa riunione, ci riporta a fare una foto di ciò che stava avvenendo. Uno sterminio ordinato e coordinato. Preciso anche che lo sterminio, mettiamo in chiaro, che era già iniziato, che è iniziato già subito dal 39, dall'inizio della guerra, ma era uno sterminio, possiamo anche dire, non certo coordinato e ordinato, in cui i vari organi che lo stavano mettendo in atto, come le Einsatzgruppen, lavoravano in maniera separata dagli altri apparati dello Stato, e appunto per questo motivo si sono incontrati per coordinare il lavoro e anche per eliminare, io direi anche, ma questa è una mia idea, la loro rivalità nel farsi vedere di buon occhio da chi stava ai vertici. E intendo anche le rivalità tra lo stesso Reinhard Heydrich e Himmler. In questo documento si parla dello sterminio di 11 milioni di persone, di uomini, donne e bambini, che non solo nella Germania, nei territori occupati o collaborazionisti, ma anche in Gran Bretagna e nei paesi neutrali, la Svizzera, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo e addirittura la Turchia.
il verbale di Vanzia redatto da Eichmann, 30 copie spedite agli altri leader nazisti, 13 ministeri, Heydrich, Adolf Eichmann, 15 leader, 15 pagine, 90 minuti per decidere lo sterminio di 11 milioni di persone. E dopo si sono andati a fare un buffet. Di straordinario ha non solo il concetto stesso che alti dirigenti dei vari ministeri si sono riuniti e hanno organizzato e ottimizzato il lavoro, ma che è una prova documentale di un ordine dall'alto e di una coordinazione funzionale allo sterminio di milioni di persone. Di seguito i nominativi e le cariche di chi si riunì a Wannsee, il documento stesso, e a voi le considerazioni se questo è o non è un ordine dall'alto di coordinazione dello sterminio di massa. Ma premetto anche che per i negazionisti Wannsee probabilmente non c'è mai stata, che le dichiarazioni fatte da Adolf Eichmann sono state storte con la tortura, che è tutta una bufola, o comunque se c'è stata allora non si parlava di sterminio, in tedesco Ausrotten, che si traduce in sterminio, ma per i negazionisti Ausrotten, e scusate se lo pronuncio male, sì, significa ricollocazione. Ricollocazione nei territori del Lebensraum dell'Est, ricollocazione nell'aldilà, io direi, nell'altro mondo, attraverso i camini. E voglio anche dire che per me è assurdo, penoso, doloroso, ma anche illogico e antistorico negare la negazione dei negazionisti della Shoah. Queste persone, vorrei dire, non certo di andarsi a leggere i documenti di Norimberga, che sono noiosi, ma di soffermarsi a volte a guardare quei nomi delle pietre d'inciampo che lastricano tutte le strade d'Europa, davanti a quelle case dove sono state portate via intere famiglie, sterminate totalmente, a volte senza lasciare superstiti, a volte lasciando qualche sopravvissuto, o guardando quei monumenti piccoli che ci sono durante i percorsi dei treni della morte, che portavano le persone prelevate dalle loro case, deportate, nei territori dell'Est, ma non di ricollocazione, in quei territori che hanno fagocitato queste persone, milioni di persone, in questo sterminio di massa, organizzato con meticolosa, teutonica efficienza. E premetto anche tra parentesi che le fantasie di genocidio erano già ai primordi primordiali del nazionalsocialismo, del Deutsche Arbeiterpartei, fin dalle prime ore, nella loro Weltschauung, grande visione del mondo nazista. Le idee di genocidio erano già insite in questa ideologia politica che nel 1933 diventò governo. Cancelliere Adolf Hitler. Quelle fantasie di genocidio che, volendo, si possono anche rivedere e ascoltare con la moviola nei discorsi che faceva il leader Adolf Hitler, politico, al Circo Krone. Le possiamo leggere anche nel Mein Kampf, scritto nel 23 dopo il putsch della birreria fallito, dove c'è questa ossessione di una lotta per la vita tra il popolo tedesco e il popolo ebraico.
nel senso che andava distrutto il popolo ebraico, perché c'era a rischio che se non si dovesse fare, il popolo ebraico avrebbe sterminato, distrutto il popolo tedesco. Io dico sempre a queste persone, a questi negazionisti, studiate, ma studiate molto il libro più importante, il Mein Kampf, perché lì c'è un preventivo, lì c'è scritto tutto. E le leggi razziali? Cosa ci facciamo? Che già dal 33, dopo alcuni mesi, già sono iniziate le restrizioni per gli ebrei, ma non solo, per tutti quelli che erano gli Untermenschen. Una nuova concezione politica che veniva trasmessa e la popolazione l'ha vissuta non certo come una manipolazione, lo abbiamo visto anche in questo video, ma come un fatto culturale, didattico, giusto. I pesi, la zavorra, andavano eliminati. Anche ariani, intendo l'Action T4, lo sterminio degli invalidi, dei malati psichiatrici, dei bambini disabili, che si fermò solo perché il leone, il cardinale von Galen, grazie alle sue omelie, si contrappose al Führer. Ma ci furono anche le lamentele di molti tedeschi e anche appartenenti al partito. E lì un documento c'è, a firma di Adolf Hitler, per quanto riguarda l'Action T4, un documento nel quale, con la sua firma e l'intestazione della cancelleria, in cui lui ordina, dà, diciamo, ordine, impegno al dottor Brandt di procedere all'eutanasia degli invalidi tedeschi ariani. E la popolazione aveva assunto già quel concetto che chi non è utile alla società non serve. Un concetto assunto non solo dalla popolazione, ma anche dai medici che hanno reso possibile lo sterminio di massa della Action T4, dove hanno fatto la loro università e prova, esperienza, e poi lo sterminio di massa di milioni di Untermenschen. Perché per tutto il processo di sterminio ordinato e organizzato e coordinato, ad ogni passo c'era la firma di un medico, di una scienza medica convinta che stavano facendo il giusto per la purezza del loro sangue, del sangue ariano tedesco. Lo sterminio di massa, il concetto dello sterminio di massa, era ed è stata non solo l'ossessione del leader, dei leader, ma politica ideologica di un partito che poi diventò governo della Germania e che poi diffuse questa ideologia in tutta l'Europa, tra tutti i paesi alleati, anche il nostro, in Italia, con le nostre leggi razziali, che se non ci fossero state quelle tedesche di Norimberga del 35, sicuramente non ci sarebbero state quelle del 38 in Italia. Leggi razziali che hanno consentito ai militari operativamente di attuarle e ai civili di girarsi dall'altra parte. E questa non è manipolazione totale di uno stato totalitario, di un'ideologia totalitaria. Studiate il Mein Kampf, studiate seriamente il nazismo, le origini, andatevi a rivedere con la moviola i discorsi del Führer al Circo Krone, quando vestiva con il frustino e il cappellaccio e il pastrano. Ma i negazionisti hanno le loro tesi e vanno ascoltate, anche se non si basano sui documenti probanti della Shoah, le foto, i filmati, i documenti di viaggio dei treni della morte, le testimonianze.
portata a Norimberga e negli altri processi, le testimonianze vive dei sopravvissuti, che tra l'altro per loro, e questo va detto, i sopravvissuti, le testimonianze dei sopravvissuti, che adesso quelli che erano bambini sono vecchietti e sulla soglia del secolo spariranno tutti i sopravvissuti, ma per loro anche all'epoca certamente non lo facevano davanti a questi volti, a queste testimonianze, a queste ferite, lo facevano in altre sedi. Tutto ciò che dicevano i sopravvissuti, che hanno testimoniato, persino firmato le testimonianze nei processi legali, non solo Norimberga, ma tutti i processi che sono avvenuti contro i criminali SS, le loro testimonianze sono, per i negazionisti, false. O esagerazioni, o propaganda sovietica. Le tesi dei negazionisti girano attorno a tre principali punti. Punto 1. La negazione, anzi la non esistenza, di un ordine governativo dall'alto. Non c'è mai stato un ordine politico di sterminio di massa, che è quello che abbiamo visto precedentemente. E per i negazionisti è chiaro che non dobbiamo considerare l'ideologia antecedente al governo di Adolf Hitler, il suo Mein Kampf, ma anche quando il nazismo è diventato governo, le leggi razziali, i pogrom, le discriminazioni, le limitazioni ai Mischling, cioè a quelli di razza mista, la notte dei cristalli. Ma io direi anche, e cosa ci dobbiamo fare allora per eventi come Babi Yar, già iniziata la guerra, tra il 29 e il 30 di settembre del 1941, le Einsatzgruppen vicino Kiev sterminarono tra la notte e il giorno 33.771 persone. E questo non è un'organizzazione, un coordinamento, quantomeno dall'alto. Si possono considerare, certo, crimini isolati, uccisioni, assassini, fucilazioni di soldati che forse arrivati in qualche villaggio sperduto dell'Unione Sovietica hanno ammazzato qualcuno. Intere famiglie, intendo anche persone, senza che l'alto comando e i quartier generali e lo Stato Maggiore ne fosse a conoscenza. Certo, questo è possibile, è ipotizzabile. Ma a sterminare 33.000 persone servono 33.000 proiettili, anche di più. Serve tantissima vodka da dare alle SS e anche ai collaborazionisti travniki ucraini che sparavano all'impazzata contro qualunque cosa che si muoveva, che è stato anche scritto che le SS stesse si nascondevano quando arrivavano gli ucraini a sparare. Questo non è organizzazione dall'alto. Come si può organizzare un evento simile se non coordinato dall'alto? Ma questa è la mia annotazione. Secondo punto, la negazione dell'esistenza delle camere a gas. E quindi vi consiglio anche di guardare questo video. Per i negazionisti le camere a gas non sono mai esistite, perché a livello, secondo loro, scientifico, era impossibile che ad Auschwitz esistessero queste camere a gas utilizzate per uccidere milioni di persone. Addirittura non esistevano neanche i forni crematori. Terzo punto, la negazione delle cifre della Shoah. E per cifre intendiamo milioni di persone. A Norimberga si è parlato di 5 milioni e 700 mila, arrotondate per difetto a 6 milioni. Per i negazionisti stiamo parlando dagli 80 ai 100, ai 150.000 morti nei lager nazisti, non di sterminio, ma di lavoro, di concentramento, morti per tifo, per le malattie, postumi
per le conseguenze della guerra, per la fame, giustiziati, perché è tentata la fuga, per lo zelo anche delle SS possono ammettere, o la violenza dei capo prigionieri stessi, ma morti a conseguenze dirette e indirette della guerra. Ma adesso vediamo anche alcuni volti del negazionismo internazionale importanti, come questo qua, Irving. E premetto che quest'uomo è stato arrestato in Austria, condannato a 3 anni, poi se ne è fatto 1,5, e perché ha ritrattato, perché era quello che diceva che ad Auschwitz le camere a gas non sono mai esistite. E è stato arrestato non perché diceva ciò, ma perché lui per le sue tesi non faceva altro che taroccare documenti storici. Ma per Irving, come per altri storici negazionisti, non c'è l'ordine di Hitler scritto, non c'è l'ordine statale, non c'è l'ordine dall'alto. E altra mia annotazione, e cosa ci facciamo con il discorso del 30 gennaio del 39? Quando Hitler al Reichstag disse che qualora l'ebraismo internazionale finanziario avrebbe condotto il mondo a una nuova guerra, questa si sarebbe conclusa con lo sterminio della razza ebraica. Ma sentiamo le sue parole. Oggi voglio essere di nuovo il profeta. Se il giudaismo della finanza internazionale in Europa o altrove riuscisse ancora una volta a gettare i popoli in una guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra e la vittoria del giudaismo, ma l'annientamento della razza ebraica in Europa. E comunque abbiamo capito che per i negazionisti verba volant, e è la carta quella che conta, e se non c'è l'ordine del Führer, l'ordine dall'alto per loro, per Irving, non c'è mai stato. Poi c'è anche la tesi di alcuni negazionisti che per loro la Shoah è un'invenzione degli ebrei per consentire la creazione dello Stato di Israele, per ricattare il mondo e avere risarcimenti e per il dominio del mondo. Ma questa è una tesi che non oso neanche commentare, perché è una tesi che va bene per gli skinheads, per i membri dei partiti neonazisti, estremisti di destra o per le varie fratellanze ariane in giro per il mondo. E voglio anche mettere questa nota che forse non è stato trovato un documento a firma di Hitler per ordinare la Shoah. O forse, chissà, si è perso negli archivi o in qualche negozio di antiquariato. Ma, a mio parere, Adolf Hitler dava gli ordini al comandante delle SS, Heinrich Himmler, e lui adempiva gli ordini. Anzi, in questo senso c'è anche una testimonianza di Rudolf Voss al suo processo, nel quale lui dichiarò che Himmler stesso gli aveva dato questa informazione, che Hitler aveva dato l'ordine di distruggere gli ebrei e che noi SS dobbiamo adempiere a quest'ordine. Va bene, le dichiarazioni anche di Rudolf Voss, lo sappiamo, sono state estorte con la tortura dai bolscevichi. Ma non è possibile però così fare storia. Se tutto ciò che non vi sta bene lo negate a priori come falso o propaganda sovietica. E voglio anche aggiungere che nello stato totalitario della Germania, Adolf Hitler non era solo il capo del partito e il cancelliere tedesco, ma era il capo assoluto di uno stato totalitario in cui una situazione del genere, un ordine di sterminio di massa, non poteva essere dato da nessun altro se non da lui stesso. E Voss precisò nella sua testimonianza che Himmler gli disse che questo sarebbe stato un compito duro, difficile, che avrebbe richiesto totale dedizione, che di lì a poco
avrebbe incontrato Adolf Eichmann per ricevere i dettagli, perché Auschwitz assunse ruolo cruciale nello sterminio di massa. E poi sottolineò che Himmler gli disse che in questa lotta l'eterno nemico, gli ebrei, sarebbero dovuti essere sterminati e non ausrotten, non ricollocati. Hoss non parlò mai di ricollocazione, ma solo che di sterminio. Se non distruggiamo il fondamento biologico dell'ebraismo, un giorno gli ebrei distruggeranno il popolo tedesco. Per i negazionisti, Hoss fu costretto. Ma noi possiamo fare le nostre considerazioni, eppure gli asini, quelli che sono stati bocciati due volte di seguito in storia, sanno dell'ossessione patologica di Adolf Hitler contro gli ebrei, che dovevano essere sterminati per il bene del popolo tedesco. Stralci dei diari di Joseph Goebbels. 19 agosto 41, quartier generale del Führer. Il Führer è convinto che la sua profezia fatta al Reichstag si sta avverando. Se solo gli ebrei provocassero una nuova guerra, questa finirà con la loro distruzione. In queste settimane e mesi ciò si sta avverando, con spaventosa precisione. In Oriente gli ebrei stanno pagando, in Germania hanno già pagato in parte e pagheranno ancora di più in futuro. 24 febbraio 42, un mese dopo la conferenza di Wannsee, Goebbels scrive: il Führer confermò ancora una volta la sua determinazione a ripulire spietatamente l'Europa degli ebrei. Dobbiamo accelerare qua questo processo con fredda crudeltà, fornendo un servizio inestimabile all'umanità. O il rapporto documento storico di Himmler datato 29 dicembre del 42, in cui Himmler lo pone alla visione, e quindi Hitler appose le sue iniziali come attestando di aver preso e familiarizzato con questo documento del lavoro di sterminio di massa delle Einsatzgruppen nei territori occupati dell'Est. O il discorso di Himmler del 21 giugno del 44 agli ufficiali delle SS: la guerra che stiamo conducendo è essenzialmente una guerra razziale, è una guerra contro gli ebrei che hanno incitato altri stati e nazioni come l'Inghilterra e l'America, la guerra contro di noi. In seconda è una guerra contro la Russia, una guerra contro gli ebrei e gli asiatici e una guerra tra due razze. E tutte queste dichiarazioni, testimonianze, documenti protocollati, firmati con le iniziali anche del Führer, non sono certo la prova di una ideologia politica di sterminio, ausrotten, di massa, e di una politica statale di genocidio di massa? Punto di domanda. E per quanto riguarda le cifre che sono state riviste e da qualche parte in Occidente ridotte, ad Auschwitz si diceva in epoca sovietica di 4 milioni di morti, oggi se ne parla di 1 milione e 100, ma anche meno. Nella Federazione Russa si considerava lo sterminio di 800.000 ebrei nei territori ex Unione Sovietica. Oggi si sta parlando, dagli archivi della Federazione Russa, delle prove di 4 milioni di morti. Quindi è come se i negazionisti chiedono, ridendo, che fine hanno fatto i 3 milioni di ebrei di Auschwitz? Perché 4 milioni sono morti, adesso 1 milione, e i 3 dove sono finiti? In Russia. Sterminati lì, io direi. Perché se facciamo giochi di parole, attenzione, perché diminuendo le cifre si consente a questi negazionisti di procedere nel loro lavoro, di confermare le loro tesi. Invece, per quanto riguarda la negazione delle camere a gas, vorrei portare la prova documentale di una lettera scritta dalle SS del 26 febbraio del 42, indirizzata agli enti fornitrici delle camere a gas.
e questa lettera prevedeva la consegna di 10 rilevatori di gas che dovevano essere applicati nelle camere a gas, che dovevano rilevare la fuoriuscita di gas e quindi vedere l'effettiva capacità della ventilazione. Ma per i negazionisti le camere a gas non ci sono mai state, e allora uno direbbe: ma cosa ci fanno i rivelatori allora negli obitori, non camera a gas? Anche perché la ditta poi risponde alle SS per quanto riguarda l'applicazione di questi rivelatori. Nel 1979 gli scienziati, tecnici, ingegneri, architetti del Museo Storico di Auschwitz hanno raccolto in 5 volumi tutta la documentazione probante dell'esistenza delle camere a gas. Quindi, voi negazionisti, non studiate solo, come io vi dico e vi punzecchio, il Mein Kampf, ma studiatevi anche questi 5 volumi. E aggiungo anche la testimonianza del diario dell'SS medico Kremer. 2 settembre 42. Alle 3 del mattino ho partecipato per la prima volta ad un'operazione speciale. In confronto ad essa, all'inferno di Dante mi è sembrato quasi una commedia. E al processo di Cracovia, Kremer, l'SS medico, confermò che Ausrotten non solo significa sterminio e non ricollocazione, ma che la dicitura azione speciale significava la gassazione nelle camere a gas, utilizzando del gas, che nel caso di Auschwitz era lo Zyklon B. Tutte le testimonianze, tutte le dichiarazioni raccolte in tutti i musei del mondo, della Shoah o non, per i negazionisti sono falsi, propaganda o anche, in quanto percezione individuale singola dell'individuo, inattendibili per via delle esagerazioni. Dai negazionisti niente viene accettato, tutto rifiutato. Il diario di Anna Frank, simbolo, possiamo dire, personificazione della Shoah, dello sterminio quantomeno dei bambini, per i negazionisti, un falso. Il processo di Norimberga, tutte le documentazioni apportate e valutate, si sa bene, no? I vincitori sono quelli che decidono e che scrivono i libri di storia. Al processo di Norimberga, gli imputati nazisti si sono avvalsi di oltre 200 avvocati che per la metà erano ex membri del nazionalsocialismo. Poche condanne a morte, quantomeno in Occidente, e molta denazificazione. E a conclusione di questo video lascio a voi, quantomeno a chi mi ha seguito fino a qui, la capacità dell'analisi storica libera e la coscienza morale e culturale di scelta. Grazie e al prossimo video con l'Indagatore.